En nombre del Padre, del Figlio, del Espíritu Santo. Amén. Terzo giorno. Il Signore è in ogni tempo. Preghiera allo Spirito Santo. Viene Spirito Santo, inonda la nostra anima con la potenza del tuo amore. Donaci di conoscere sempre più in profondità la Beata Madre Elisabetta. Aiutaci a camminare sulla strada della santità, lasciandoci prendere per mano da lei, nostra Madre nello Spirito. Insegnaci a diffondere dappertutto il profumo della sua presenza. Spirito Santo, dolce ospite dell'anima, rendici strumenti docile nelle tue mani. Ogni persona che avviciniamo possa gustare la tua presenza in noi. Guida i nostri passi, la nostra mente, il cuore affinché tutta la nostra vita, come quella di Madre Elisabetta, sia una continua lode a Dio e luce per chiunque ci incontra. Amen. Dalle nostre fonti. Fanciulletta riflessiva, conoscendo la preziosità del tempo, tu ti stimava perduti quei momenti che da lei non fossero impiegati o nell'attuale esercizio di qualche virtù o in una stretta comunicazione con Dio. Quando lavori, Gesù è lì per risparmiarti metà di pena. Quando piangi, egli ti si avvicina per asciugarti le lacrime. Quando preghi, è lui che prega in te. Ma tutto questo non fa bisogno di sentirlo. Parola della Chiesa, fratelli tutti, Papa Francesco. Gesù racconta che c'era un uomo ferito a terra lungo la strada, che era stato assalito. Passarono diverse persone accanto a lui, ma se ne andarono. Non si fermarono. Erano persone con funzioni importanti nella società che non avevano nel cuore l'amore per il bene comune. Non sono state capaci di prendere alcuni minuti per assistere il ferito o almeno per cercare aiuto. Uno si è fermato, gli ha donato vicinanza, lo ha curato con le sue stesse mani, ha parlato di tasca propria e si è occupato di lui. Soprattutto, gli ha dato una cosa su cui in questo mondo rettoroso lesiniamo tanto. Gli ha dato il proprio tempo. Sicuramente egli aveva i suoi programmi per usare quella giornata secondo i suoi bisogni, impegni o desideri,
ma è stato capace di mettere tutto da parte davanti a quel ferito e senza conoscerlo lo ha considerato degno di ricevere il dono del suo tempo. Impegno. Donerò volentieri un po' del mio tempo a chi ha bisogno di ascolto, di una parola, di un aiuto. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Beata Elisabetta Renzi. Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.